Io di solito alla fine dei reading tiro uno dei miei libri come un vero rocker, e allora oggi lo faccio prima. Attenti perché è pesante. È il più veloce. Va bene, questo sono 150 pagine, lo legge in fretta e poi è gratis. È andata bene. Grazie. Buonasera a tutti. Mi chiamo Flavio Soriga e sono uno scrittore, ho 36 anni, li ho compiuti ieri qui a Berchidda. Questo è il secondo anno. Questo è il secondo anno che leggo queste cose che scrivo durante la giornata, i diari del festival si chiamano, l'ho fatto anche lo scorso anno, ma in questa edizione del 2011 è tutto diverso. Perché lo scorso anno, nel 2010, i diari del festival sono stati, si può dire, all'insegna della delazione. Cioè io riferivo dal palco, se capitava, se ritenevo fossero notizie interessanti, ciò che la gente mi diceva in giro per il paese nel corso della giornata e soprattutto della nottata, quando il vermentino si impadronisce della coscienza collettiva berchiddese e il timing jazz diventa un ammasso di freni, inibitori e frantumi. Ecco. Io approfittavo di quella certa rilassatezza dei costumi, di quella certa facilità dell'eloquio che colpiscono i frequentatori del Vermentino lo scorso anno per estorcere informazioni e considerazioni le più varie che poi riferivo al popolo, cioè agli ascoltatori. E questa cosa la facevo perché mi sembrava una cosa intelligente, arguta, brillante, perché mettere alla berlina qualcuno riferendo i suoi giudizi e i suoi pensieri mi sembrava un bel modo di essere uno scrittore di diari di festival. Soltanto ora lo so, non lo è. È la presunzione del trentenne che ti fa sembrare un tuo merito quello di strappare una risata alla massa del pubblico riferendo le parole pronunciate privatamente nel corso della nottata da un uomo o una donna brilli. È l'arroganza di quell'età ancora giovane, di quell'ultimo scampolo di ritardata adolescenza. Soltanto quest'anno ho compiuto 36 anni, ieri per la precisione, e sono diventato più umile, così mi sembra, più pacato nei giudizi e più incline a una certa melanconia. Perché a 36 anni? Perché a 36 anni ti avvicini ai 40, allo splendore della maturità piena, e dunque tutto cambia, o dovrebbe cambiare. E anche se non sei perfettamente saggio e splendidamente pacificato come Paolo Fresu, per quello mancano ancora 14 anni, forse voi non lo sapete, ma Fresu ha appena compiuto 50 anni, l'ha fatto un po' in sordina, quindi forse non ve ne siete accorti. Ha voluto far scivolare via la ricorrenza un po' in silenzio, Fresu. Quindi magari non vi eravate resi conto da soli, ma ha compiuto 50 anni, Fresu, ve lo assicuro. E dunque a me ne mancano 14 per arrivare alla sua saggezza pacifica e non credo mi faranno fare altri 14 diari del festival. E quindi forse non li sentirete mai dei diari perfettamente saggi e splendidamente pacificati letti da me. Comunque sono più inclini alla pacatezza e alla melanconia dello scorso anno, così mi sembra. E poi per dire la verità, se devo essere sincero, non voglio più riferire le parole di nessuno per un motivo secondario rispetto alla saggezza e alla pacatezza, alla moderazione e alla melanconia. E questo motivo è che l'anno scorso avevo avuto questa idea brillante di riferire che la gente mi diceva, incontrandomi per Berchidda, «Ehi, Soriga, io con te non ci parlo, che poi ci sputtani dal palco». E la gente l'aveva fatto davvero un paio di volte, all'inizio me l'aveva detto, ma poi soprattutto l'ha fatto un'infinità di volte dopo che ho detto questa cosa dal palco, l'ha fatto praticamente sempre, tutti, per tutti i giorni e le notti del festival, tutti me l'hanno ripetuto. E allora io, nell'irruenza di quell'ultimo sprazzo di adolescenza tardiva, lo trovavo divertente all'inizio, ma oggi, che è passato un anno e ormai ho raggiunto un certo grado di maturità, oggi posso dire che non è stato un affare venire a Berchidda e scrivere per 4 giorni dalla mattina alla notte per sentirmi ripetere continuamente da tutti. Ehi, Soriga, io con te non ci parlo. E restarmene poi da solo seduto su un gradino a bere la mia birra con gazzosa fino alle 11 mezzanotte e poi andare a dormire sconfitto dalla solitudine e dal peso di quella frase che mi risuonava in testa. Ehi, Soriga, io con te non ci parlo che poi mi sputtani dal palco. Ecco, allora io quest'anno i miei diari, ve lo assicuro, saranno all'insegna della pacatezza, della mitezza a causa della mia nuova età e della decisione da me maturata di mantenermi in una totale riservatezza sconfinante al limite nell'omertà. Parlateci con me, uomini e donne, non dico solo le ragazze la sera tardi al caseificio, no, anche gli uomini anziani al mattino al bar, dopo il primo caffè, anche Cabidu, Luca Nieddu, Mariella, Tori, volontari della vendita delle magliette, dei biglietti, parlateci con me, mettetemi alla prova se volete, raccontatemi i vostri segreti, i vostri pensieri più intimi, i vostri sogni reconditi, le vostre considerazioni proibite, fatelo se volete, perché io, comunque, io non vi sputtanerò più, per nessun motivo, davvero. Ieri sera sono andato a vedere il concerto più toccante a cui abbia mai assistito in vita mia, quello di Cristiano De André Lagnata, cioè Cristiano che cantava Fabrizio o De André che cantava De André. E quello che abbiamo pensato tutti dall'inizio del concerto alla fine
È stato un unico pensiero, che infatti veniva anche ripetuto a voce alta con una certa frequenza, un po' da tutti, uomini e donne, giovani e vecchi: non deve essere facile essere figlio di De André. E la cosa dovevano averla pensata anche De André, sia il padre che il figlio, secondo me, e il figlio soprattutto, forse un migliaio di volte al giorno per molti lunghi anni. E però poi, quando ha iniziato a cantare Cristiano De André, all'Agnata, con la voce che tutti sappiamo, col timbro che tutti sappiamo, con la potenza che tutti sappiamo, da quel momento io non l'ho più pensata quella frase, ho pensato un'altra cosa. Che è difficile fare questo mestiere di questa gente che andiamo ad ascoltare e cantare, di questa gente che deve vivere con la voce, con la forza delle parole, con il senso di ciò che canta. E Cristiano De André, mentre cantava di libertà e cattive strade, del potere che non è mai buono, dei conquistatori che massacrano una tribù, di generali di 20 anni, di tradimenti dolorosi, del bisogno umano di sentire il possesso di qualcuno o qualcuna e del coraggio che serve per ribellarsi a qualunque possesso e restare liberi e soli, mentre cantava quelle strofe dolorose, nel silenzio assurdo del pomeriggio dell'Agnata, con 3.000 persone accampate e silenti, Cristiano De André aveva gli occhi sbattuti, i capelli lunghi non proprio in ordine, un fisico un po' pesante, e sembrava dire a tutti: non sono soltanto parole, e che costa davvero fatica e sofferenza scegliere la libertà, qualunque libertà. E sembrava dire tutto se stesso, il suo corpo, il suo nervosismo, il suo cantare rapido, sembravano dirlo: io me ne frego di quello che vi aspettate, io me ne frego, o vorrei fregarmene. Io ci provo e resisto e mi attacco a questa chitarra e non devo rendere conto, mai nessuno deve, soltanto ho una vita da vivere ed è pesante per chiunque, e se vi piace, bene, e se non vi piace, amen. O così è sembrato a me. Poi ieri notte, prima di andare a dormire, abbastanza presto perché nonostante fosse il mio compleanno, ancora per me si sentiva l'eco dell'anno passato e di quella sorta di quarantena che il popolo di Berkid aveva decretato nel 2010 nei miei confronti, e quindi sostanzialmente non mi parlava nessuno. Ieri notte, mentre fumavo affacciato alla finestra, ho visto una signora nella casa di fronte alla mia, a quella che mi ospita, una donna che innaffiava i suoi fiori sul gradino di casa sua con delle bottiglie di Vernel riempite d'acqua. Io ho pensato che ero a Berkida e che ci vengo da più di 10 anni, e altre cose che forse dirò domani. Poi questa mattina sono andato a San Simplicio, a Olbia, un posto assurdo che nel Medioevo doveva essere campagna piena, e qualcuno è andato lì a costruirci una chiesa, e questa cosa è sempre incredibile, secondo me, l'ho scritto anche nel mio libro, scoprire in quali luoghi assurdi sono andati i frati a costruire le chiese nel corso dei secoli, luoghi assurdi che sono ancora assurdi oggi spesso, ma ci si può immaginare quanto dovevano essere assurdi nel Medioevo, persi nel nulla con nulla intorno per giornate intere di cammino. Il concerto che si è tenuto in quel luogo, questa mattina a San Simplicio, era un duo e succedeva così. Che tu ti lasciavi Olbia alle spalle, con tutta la scintillante modernità di Olbia, con tutto il complesso decadente splendore postmoderno di questo luogo peccaminoso e misterioso, di questa città ignorata convintamente da tutti i sardi, Olbia, e all'improvviso ti ritrovavi a Buenos Aires. E vedevi un tizio in piedi che suonava il sassofono, un tizio con i capelli lunghi che pensavi: toh, questo sembra di Pirri. E invece era argentino. E poi vedevi un tizio seduto che impugnava un bandoneon o una fisarmonica, non lo so, e pensavi: toh, questo è proprio un argentino, proprio la faccia guascona, un po' arrogante dell'argentino. Questo è proprio un Masaniello di Buenos Aires, e invece era di Spoleto. Uno si chiamava Javier Girotto, quello di Pirri, che però era argentino. L'altro Luciano Biondini, quello dei bassi di Buenos Aires, che invece era di Spoleto. E quello che vedevi era soprattutto questo, quello che vedevo io perlomeno, il movimento di entrambi. Il tizio di Pirri, Javier Girotto, si muoveva molto dalla posizione di in piedi che aveva scelto di tenere, seguiva le note o le direzionava e seguiva il ritmo della musica o lo decideva, ed era bello guardarlo, oltre che sentirlo. Ma il bandoneista o suonatore di fisarmonica, lui era seduto e quindi in teoria doveva stare fermo o più fermo del suo collega, invece era in un mare in tempesta e rischiava la vita. Ecco, quello che si vedeva soprattutto nel concerto di stamattina, che ti colpiva e ti costringeva non solo ad ascoltare ma anche a guardare continuamente il concerto che si stava tenendo in quella balera di Buenos Aires chiamata Chiesa di San Simplicio di Olbia, era il movimento che faceva il bandoneista per cercare di tenere a bada il suo strumento, di domare la forza e l'irruenza dell'aria che soffiava nel suo bandoneon o fisarmonica, il movimento agitato, esagitato, sconvolto. Era il movimento che ho sempre immaginato possa fare un pescatore alla cui lenza si sia legato un pesce cane, tipo Santiago, il vecchio del vecchio il mare, per esempio, il movimento di un uomo che è trascinato dalla potenza di uno squalo, di un marlin, dalla cieca potenza di una bestia che sta soffrendo e non può fare altro che usare tutta la forza che ancora sente nel corpo per accelerare la corsa, anche se non c'è un senso in questo perché l'amo lo tiene attaccato alla lenza e la lenza alla canna da pesca e la canna da pesca alle braccia del suo assassino, il pescatore. Però altro non può fare il pesce cane o marlin che correre con tutta la potenza che ha in corpo, così come il bandoneon è chiaro che non può fare altro che pompare aria e farne musica, inspirare aria ed espiare note,
riempire la balera o chiesa di fughe malinconiche, ricordi d'amori passati e che non torneranno mai più, e stupore di nuovi incontri imprevisti e rabbie per tradimenti tremendi, sempre e solo pompando aria e facendone musica, con la stessa furia e potenza indomabile del Marlin o del pesce cane, e il suo suonatore, come il vecchio del racconto di Hemingway, sta lì attaccato a terra e cerca con tutte le sue forze di mantenere il controllo di quella potenza, di domare la forza della bestia che sta attaccata al suo corpo, di non farsi trascinare in mare, di non restare ucciso egli stesso dalla furia di quella corsa. Così questa mattina mi è sembrato potesse accadere quel bandoneista in una chiesetta di Olbia o Balera di Buenos Aires, che le note che stava generando, o che forse si generavano da sole ed egli soltanto cercava di tenerne a bada la potenza, che quelle note argentine potessero scaraventarlo giù dalla sedia, come un pesce cane o Marlin possono scaraventare giù da una barca un pescatore e farlo annegare nel mare di Cuba, o nel rumore indecifrabile di un bandoneon impazzito, il mare nero del musicista, l'oceano assassino di un creatore di melodie che lì può trovare la morte, nel buio del rumore senza senso, della cacofonia non voluta dovuta alla troppa foga, alla potenza incontrollabile, alla foga assassina delle sue stesse note. Grazie.